Ciao a tutti ragazzi e bentornati in montagna con Pier. Allora, oggi sto andando a Rocca Calascio. Mi trovo nel parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e farò un pernotto qui stanotte, proprio sotto il castello medievale di Rocca Calascio. E domani all'alba mi alzerò e andrò a fare un'escursione sul Monte Camicia e Monte Tremoggia. E non sono solo, sono con un amico oggi che voi conoscete tutti benissimo, e quindi che dire, se volete scoprire chi è restate con noi, in questo momento restate con me e buona visione. Bene amici, allora siamo appena arrivati alla Rocca di Calascio, è quella che vedete alle mie spalle. Questa qui è la chiesa della Pietà, Santa Maria della Pietà. E quindi adesso penso che sia giunto il momento di dirvi chi è con me per questo pernotto e trekking di domani sul Monte Camicia. Guardate un po'. Wilderness calling sudato. Sudatissimi, caldo assurdo. Perché in teoria allora dovevamo arrivare direttamente dalla stradina che poi porta al borgo e ci faceva uscire direttamente al castello, però siccome è pienissimo di gente abbiamo cambiato strada, abbiamo lasciato la macchina giù, siamo fatti un percorsino qua sotto, però allungavamo troppo, quindi abbiamo tagliato in salita tanto così e siamo arrivati fin qua. Però lo spettacolo è unico, fai vedere perché sì, ne vale la pena. No, adesso glielo facciamo vedere per bene, quindi andiamo Giuseppe, andiamo al castello, va? Vai! Va bene ragazzi, allora adesso andiamo dentro il castello, così facciamo un po' vedere com'è. Faremo una piccola camminatina nei resti della rocca e se facciamo in tempo scendiamo anche al borgo di Rocca Calascio. Vediamo un po', perché qui Giuseppe vedo che si sta fomentando. È tutto figo. Quindi la parte più bella è dietro di noi. Esatto. Cioè, ok, la rocca, quello che volete, però che cacchio di panorama con il mezzo tramonto, non è ancora proprio tramonto. Hai visto dove ho portato? È ancora più figo. Bellissimo. No, mi piaceva pure portarti sotto al borgo, però vediamo, se facciamo in tempo ci andiamo più tardi. Se no, domattina quando partiamo per andare a fare l'escursione sul Camicia, ci passiamo.
Com'è? Me lo chiedi pure. Giuse, com'è? Piace per ora? Sì, bello. Bene, allora, dopo questo piccolo giro nel borgo di Rocca Calascio, giro al volo. Veloce, però dai. Merita. Sì, figo. Direi che è ora di risalire sopra al castello e iniziare a preparare un po' il tutto. Prepariamoci per la notte. Cibo e tenda, sì. E qualche legnetto secco. Perché poi vedrete a cosa ci servirà. Andiamo, dai. Guardate che spettacolo, amici. Qui. La piana di Navelli, quello giù dovrebbe essere Capestrano, quello in fondo è la Maiella, con il massiccio del Morrone qui, giù c'è il Parco d'Abruzzo, Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise, questo qui, poi qui abbiamo il Sirente, il Velino, e qui coperto dall'albero un po' c'è il Monte Ogre.
Bene ragazzi, allora siamo appena goduti un bel tramonto e adesso ci accingiamo a montare la tendina e iniziare a preparare la cena per questa sera. Metteremo la tenda qui, questa tenda di Giuseppe, Narpenaz 2, della Decathlon, da 20 euro. Come va Giuseppe? Va alla grande, direi. Me lo direi tu. Ma io l'ho provata, ce l'avevo. Ma guardate qua che spettacolo. Che meraviglia. Domani andremo lì. Qui c'è ancora parecchia gente che scatta fotografie. E qui c'è Giuseppe che ha iniziato a montare la tenda. Dai, ti do una mano. Mettiamoci al lavoro. Bene bene, allora, abbiamo appena finito di montare la tendina. Abbiamo messo veramente 3 secondi. Questa è veloce a essere montata. Adesso Giuseppe, basta pensare agli obiettivi, macchinette, mangiamo, sì. Mangiamo, va bene? Ma non lo riprendi mentre mangiamo? Sì. Allora, mi serve... che cacchio? Ah, ecco. Nel frattempo abbiamo una luce straordinaria sul corno grande. Guarda qua, spettacolo. Questo qui, ragazzi, è il fornello che ho fatto per Giuseppe, la Bush Box. Faccio rumore? Con la G. No, vai, taglia, taglia. Come, ti è piaciuto Giuseppe? Bellissimo. Contento? Però dobbiamo vedere se è anche utile, nel senso dobbiamo cucinarci, così avrò un ricordo ancora più figo, perché avrò cucinato qualcosa di proprio spettacolare. Di che cos'è che ci abbiamo? Qual è il menù di stasera? Allora ragazzi, il menù di questa sera sarà arrosticini, poi ci abbiamo un bel po' di pecorino, e che siamo portati ancora? Salame, delle salsicce, specchio, salame, salsicce, pane, e lo specchio di Peugeot, che ringraziamo, e niente, quindi iniziamo a preparare la cena. Bene, adesso accenderemo il fuoco con le esche che mi ha regalato Omar, Kai Salatissimo, a cui mandiamo un grande saluto. Bene Giuseppe? Sì. Eccolo. Ciao Omar. Grazie per le esche che ci permetteranno di mangiare questa sera. Vai. Ok, abbiamo raccolto un rametto contato. L'abbiamo tagliuzzato con il seghetto. E ora accenderemo il fuoco con le esche di Omar Kai Salatissimo. Sono diventate durissime. Da fuori? Taglia, taglia. Sì, sì. Queste sono fatte con fibre di canapa e con la cera. La cera, sì. Ecco. C'è un suo video in cui spiega come farle anche. Ma direi basta, tanto abbiamo l'accendino. Facciamo spazio pure qua. Ok. Ale. Ok, tanto questa qua dura un sacco. Nel frattempo si accendono i rametti intorno. Perfetto. Bene, allora qui abbiamo iniziato a fare la nostra piccola cena con un po' di pecorino, lo speck che ci ha regalato Peugeot quando siamo stati da lui. Lì abbiamo del vino rosso Zaccagnini e qui abbiamo iniziato a fare un po' di salsicce, sperando che la brace duri un po'. Vorremmo fare anche un po' di arrosticini. Va bene Giuseppe? L'odorino è molto invitante. Sì. Io direi abbiamo anche del salame, abbiamo di Modena, se non sbaglio, sì, di Modena, l'ho riportato quando sono stato da parenti, però ci stiamo pensando, al momento stiamo bene così, pecorino, vino rosso, speck, salsiccia e arrosticini, quindi buon appetito a tutti. Bene amici, qui
siamo passati agli arrosticini, li abbiamo un po' rimpiccioliti in modo tale che ci entrano e adesso andiamo con l'ultima cottura di carne e poi penso che ci rilasseremo e ci addormenteremo. Ma Giuseppe, un brindisi non lo facciamo? Come no, sta già tutto pronto. Ok, bel Montepulciano, vai. Arrivo. Salute. Alla salute. Beh, Giuseppe, allora che dici? Reso conto di 5 minuti di mangiata, 4 arrosticini, uno spettacolo. Vabbè, abbiamo portato di pochi, giusto per... Sì, ma... anche perché è tutta la roba che abbiamo mangiato. Pecorino, salsicce. Aspetta, non abbiamo ancora uscito il pane, però penso che lo lasceremo là. Ormai. Arrosticini, cioè, insomma... Basta. Vabbè, ti ho trattato bene, dai. Di brutto, cioè, pure troppo. Tra te e tua madre, poi... Va bene, quindi dopo questa bella cenetta, ragazzi, Giuseppe è rimasto contento, quindi anche bello pieno. Ci gustiamo ancora questo... Oh, bel rosso Zaccagnini. Facciamo vedere. C'è anche pubblicità. E... ci rilassiamo un pochettino e poi penso che... Nonno. Andiamo a dormire? Andiamo sì. A dormire. La tenda sta là, non so se si vede, eccola. Sta là, pronta, ci sta aspettando, quindi... Ci rilassiamo altro poi, sì. Poi nanna, dai. Allora, comunque, dobbiamo dire che si sta veramente a Dio se sarà la temperatura ideale, Giuseppe. Sì. Siamo più o meno sui 13-14 gradi, sì, dai. Poi davanti al focherello qua. Sì, c'è un po' di vento, ma proprio leggerissimo. Sì. Poi, ragazzi, cioè... c'è una stellata stasera, da paura, peccato che purtroppo con la GoPro non si vede. Stasera veramente serata top. Contento, Giuseppe? Che cavolo vuoi di più? Il focherello acceso, la carne, il formaggio, l'uscita, le stelle, cioè, non lo so, vino. A posto. Spettacolo. Bene ragazzi, è giunto il momento di andare a dormire, questa è la nostra sistemazione per questa notte, sacco a pelo, materassino sotto, anche Giuseppe uguale, e che dire, siamo un po' stanchi, no dai, però dai. È arrivato il momento giusto per andare a dormire. Per andare a dormire, quindi noi vi auguriamo una buona notte e ci vediamo domani con la prossima avventura. Buonanotte. Notte. Notte Giuseppe. Notte.